un vero e proprio arsenale di armi, lo vedete nella foto, due fucili catalogati come armi storiche, una carabina d'aria compressa modificata, due pistole lanciarazzi calibro 22 con matricola brasa, due pistole giocattolo provviste del regolare tappo rosso e ancora numerosi proiettili d'arma da sparo di vario calibro, ma non è finita, si contano anche quattro pugnali, una sciabola con una lama lunga circa 80 cm e due tubi di metallo, un rifornimento impressionante nascosto a casa di Domenico Locorotondo, cinquantenne, una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. L'arsenale è stato scoperto dagli agenti del commissariato di Manduria che hanno perquisito la casa del cinquantenne. Il tutto era nascosto in un locale adibito a laboratorio accanto al terrazzo dello stabile, una sorta di officina dove Locorotondo custodiva l'armamentario. Sequestrato il tutto, ai suoi polsi sono scattate immediatamente le manette e ora dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi e munizioni. In corso gli accertamenti, non si esclude infatti l'utilizzo in reati recentemente commessi. Saranno gli esami balistici a rivelare eventuali segreti del crimine nascosti nelle armi sequestrate.